Buonasera a tutti e vi do il benvenuto a questa nuova edizione del TG Extraordinario. Come tutti sappiamo stiamo attraversando un momento impegnativo, ma come sempre accade, oltre alle notizie brutte ci sono anche delle notizie belle. Quindi impariamo ad educare il nostro cervello a cercare anche le cose belle che stanno accadendo nel mondo. La prima notizia di oggi: crescono i numeri delle foreste italiane ed europee. È da poco stata celebrata la giornata internazionale delle foreste per l'anno 2020. Se da un lato si guarda in modo preoccupante alla deforestazione avvenuta in Australia a causa degli incendi che l'hanno colpita all'inizio dell'anno e alla deforestazione che sta avvenendo nella foresta amazzonica, soprattutto nelle regioni del Sud America, dall'altra si celebrano positivamente i numeri delle foreste europee e la crescita degli impegni per la conservazione di sempre maggiore zone boschive sia in Italia che in Europa. La seconda notizia accade a Taranto: un libro gratis ogni 10 bottiglie di plastica. A Taranto nasce l'ecolibreria che unisce cultura e riciclo. L'iniziativa è nata a Taranto da un'associazione formata da un gruppo di volontari che nel 2013 ripulisce le spiagge di Taranto. L'associazione ha pensato di unire il riciclo corretto e la cura dell'ambiente con l'amore per la lettura. Infatti l'iniziativa è: porta 10 bottiglie di plastica, ti regaliamo un libro. Un grazie va a questa ecolibreria che ha saputo unire l'amore per l'ambiente e l'amore per la lettura. Impariamo a cercare il buono che c'è nel mondo. Lo scopo del TG Extraordinario è proprio quello di farvi notare che oltre alle brutte notizie ci sono anche delle belle notizie. Io cercherò per quanto mi è possibile di darvi solo notizie belle, perché per tutte le altre notizie ci sono altri TG. Quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Extraordinario. Solo buone notizie.